Bene, quindi direi di iniziare una piccola cerimonia molto organizzata peraltro come partito, come quasi obbligatorio, stante anche tante altre iniziative che si sono svolte in questi giorni. Ieri il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, sono questa sera sarete di una città di Assisi. Ci ha sembrato doveroso, insieme al CONI regionale e al mondo dello sport umbro, in accordo con il Presidente della Federazione Nazionale Boxe, Franco Falcinelli, il Presidente regionale, il professor Mannarino, come dire, segnalare, sottolineare con una presenza qui nella nostra sede regionale questo grande risultato dello sport italiano. La medaglia d'oro di Campanello Roberto, la medaglia di bronzo di Riccardo Vincenzo, la medaglia d'argento di Russo Clemente, che so che stamattina non essere presente per impegni inerogabili. Il mio è un ringraziamento innanzitutto al mio personale, che ero presente ad Assisi quando facemmo un'iniziativa, come dire, ben augurante per l'aspetto, per l'avventura agli Olimpiadi, devo dire. Non è stata quella, però comunque la prima iniziativa, perché poi oggi parliamo di risultati eclatanti per lo sport nazionale a tutti i livelli, perché abbiamo avuto come paese un risultato di grande valore, di grande rilievo, in particolare per la boxe, forse risultati inattesi, Presidente, sopra le più note previsioni. E quindi l'Umbria è una regione che vuole legare tante cose allo sport. È molto importante dal punto di vista educativo, è molto importante per il senso di disciplina che può dare a ognuno di noi, è importante per tanti aspetti, per la coesione sociale. Quando arriva a questi livelli così elevati, ai massimi livelli mondiali, credo che diventi anche un ideale di vita, un ideale per la propria esistenza, un ideale che deve essere perseguito giorno per giorno, con tanta dedizione, con tanto sacrificio, con tanto impegno. Io penso che nel momento in cui gli ideali dei nostri giovani purtroppo sono sempre di meno, penso che un esempio di questo tipo, cioè dare un ideale alla propria esistenza e trovare un esempio di chi ha trovato appunto nello sport, raggiungendo questi livelli, la possibilità di dare un messaggio positivo alle nuove generazioni che hanno bisogno di ideali, hanno bisogno di perseguire appunto un progetto di vita e di esistenza che sia legato a un ideale forte. Io penso che questa sia la cosa più importante che dobbiamo trarre da occasioni di questo tipo. È importante poi quello che ovviamente dal punto di vista individuale, nello sport e nelle competizioni, poi la gratificazione di coloro che hanno raggiunto questi risultati è tanto importante, come proprio la federazione. Perché noi siamo orgogliosi, perché gli atleti so che non sono umbri di origine, ma comunque oramai legano all'Umbria di adozione, legano all'Umbria il loro lavoro, la loro formazione, il loro impegno. Quindi noi umbri siamo orgogliosi di questa presenza. Come regione non so se ce ne siamo accorti perché siete stati bravi, e comunque cercheremo di esservi anche più vicini rispetto al passato. L'Umbria sostiene per quello che può lo sport dilettantistico, sta vicino ai comuni per quello che riguarda l'impiantistica, ci sono qui presenti tanti rappresentanti delle federazioni, e quindi anche da questa occasione credo che dovremmo capire che importanza lo sport in Umbria e come riuscire a sostenerlo al meglio tutti insieme, sapendo che poi una parte importante la fanno appunto il volontariato, i comuni, le federazioni e tutto quello che sappiamo. Quindi grazie di cuore, un sentito ringraziamento anche a nome della Presidente della Giunta regionale, che non è qui perché purtroppo oggi c'è in Umbria un'occasione molto importante, il Festival Nazionale dei Borghi di Bellitalia, è una manifestazione di carattere nazionale, ci sono tanti sindaci a Castiglione del Lago e non è riuscito purtroppo a lasciare questa manifestazione, però un abbraccio anche da parte sua e un sentito ringraziamento a tutti. Ora poi adesso gli darò la parola, credo, al Presidente del CONI, poi parlerà, un saluto al Professor Mannarino, poi consiglio.